con questa significativa poesia che rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui presenti. Oggi, 2 settembre 2018, siamo qui riuniti per celebrare un evento importante, il matrimonio tra Stefano e Francesca. Celebriamo ora il rito matrimoniale. Vuoi tu, Stefano, prendere in moglie la qui presente Francesca, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, in ricchezza e povertà, e di amarla ed onorarla tutti i giorni della tua vita. Sì, lo voglio. Vuoi tu, Francesca, prendere in marito il qui presente Stefano, promettendo di essergli fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, in ricchezza e povertà, e di amarlo ed onorarlo tutti i giorni della tua vita. Sì, lo voglio. I testimoni degli sposi qui presenti, Marco e Alessandro, testimoni dello sposo. Chiara e Martina, testimoni della sposa, hanno sentito? Sì, sì. Dichiaro quindi che Stefano e Francesca sono da ora e per sempre uniti in matrimonio e vorrei un applauso grandissimo. Stefano e Francesca suggelleranno un momento emozionante dello scambio degli anelli con la lettura delle loro promesse d'amore reciproche. Francesca, ho capito che fin dai primi giorni del nostro rapporto io ti do questo anello come simbolo del nostro amore. Con lui tutto quello che io sono e che io ho lo dono a te. Stefano, ti prometto di amarti, rispettarti e sostenerti. Sono qui. Io ti do questo anello come simbolo del nostro amore. Con lui tutto quello che io sono e che io ho lo dono a te. Un applauso per favore. Hanno deciso di suggellare la loro unione davanti a tutti voi con il rito della sabbia. Possa il vostro amore e il vostro matrimonio essere eterno e inseparabile come questa sabbia. Non scappate. Signori e signori, è con piacere che vi presento per la prima volta qua davanti a voi il signore e la signora. Procediamo ora alla firma del discorso cerimoniale da parte di voi sposi e quindi dei rispettivi testimoni, a memoria della vostra unione.
La cerimonia è conclusa. Ora si rigireranno un'altra volta verso di voi, arriveranno in mezzo a voi e, come si dice, che la festa abbia inizio.